Fabrizio Cosaro, uno dei volti, diciamo, del settore giovanile, uno degli istruttori del settore giovanile, quest'anno sei agli allievi B, l'anno scorso eri ai giovanissimi, sempre B se non sbaglio, Sì, Fabrizio. sì, sì. Quindi diciamo un salto in avanti con tanto entusiasmo che sempre ti contraddistingue da quando sei insomma a San Giovanni, Sì, quello è la cosa dai. È la base di fondamentale. tutto, sì. È la cosa fondamentale. Sì, l'anno scorso abbiamo iniziato con la San Giovannese, insieme in collaborazione con Donati, Daniele, Sì. un percorso molto importante che la società ci ha richiesto, quello di far crescere soprattutto i ragazzi. Dunque l'anno Esatto. scorso abbiamo iniziato con un bel gruppo di 32 persone che l'abbiamo portati alla fine, abbiamo fatto e sviluppato un ottimo lavoro e ci siamo tolti anche delle grandissime soddisfazioni. Quest'anno, ecco, soprattutto in considerazione del fatto che sono rimasti tutti i ragazzi che avevamo l'anno scorso, la società ci ha richiesto lo stesso lavoro. Ecco, Daniele è andato con l'allievi A, io ho continuato il percorso con l'allievi B. Quindi ti chiedo, diciamo, sono i ragazzi cresciuti di un anno che hai con te o c'è anche qualche volto, diciamo, nuovo? Sì, sono gli stessi ragazzi Dell'anno dell'anno scorso? scorso, in più c'è qualche innesco nuovo, ma soprattutto è stato fondamentale tenere i ragazzi più bravi che andranno poi a formare il settore giovanile della società e si spera che qualcuno mandarlo a disposizione anche della prima squadra, che è quello che ci richiedono poi Chiaro. i rappresentanti e le persone che rappresentano il settore Che giovanile. anni alleni? Che Il anni? 99. I 99. Ecco, ora non ti chiedo di far nomi perché è abbastanza brutto e anche diciamo irriguardoso nei confronti di altri, però ecco, ci sono, che ne so, 2, 3, 4, 5, un elemento soltanto che in ottica futura pensi possa davvero avere qualche chance di arrivare con i più grandi, o Ma ancora forse un po' prematuro vista l'età. No, guarda Massimo, ti dico che fortunatamente questo è un gruppo dove non ci sono 4 o 5 soltanto elementi che potrebbero poi in futuro andare a far parte della prima squadra. Fortunatamente questo è un anno dove ci sono più giocatori che possono poi ambire Ambire, sì. al raggiungimento, insomma, della prima squadra. E sicuramente bisogna lavorarci, farli crescere con i mezzi. Sia nostri che della società che ci mette a disposizione, però io sono sicuro che questa è un'annata che ci darà molte belle soddisfazioni. L'ultima cosa, che campionato sarà appunto quello prossimo? Senti, sarà un campionato dove non è importante la vittoria del campionato perché poi non andrà a fare, insomma, a portare a un successivo campionato regionale, ma noi ce la metteremo tutta comunque anche Voi per. fate i provinciali, Noi facciamo i vero? provinciali, ma per tenere sempre alto il nome di cui vestiamo la magliettina, noi proveremo a vincerlo o a dare fastidio a chi è più, insomma, chi ha più possibilità di noi di Che è più vincere. quotato Chi è sulla più carta, quotato, dai. sì. Allora, un in bocca al lupo a Fabrizio Cosaro e arrivederci Grazie sempre chiaramente alla prossima intervista con noi. Massimo.